Ovoli con la cipolla per fare delle bruschette. Mi occorre mezzo chilo di ovoli, mezzo chilo di cipolla pulita e tritata, prezzemolo quanto basta e due spicchi d'aglio, 40 ml di vino bianco, sale quanto basta, pepe quanto basta e olio quanto basta. Inizio la preparazione. In una padella metto dell'olio, metto la cipolla, due spicchi d'aglio. Ora taglio gli ovoli. Inizio di tagliare i funghi. Metto il sale. Porto sul fuoco a cuocere. Mescolo un poco. Li cuocio a fiamma bassa, coprendo. In questo modo si forma il vapore e si cuoce bene la cipolla per 10-15 minuti. Dopo 15 minuti di cottura aggiungo 50 ml di acqua, mescolo un poco e faccio cuocere per altri 15 minuti. A questo punto sfumo con il vino bianco. Metto un po' di pepe. Appena sfuma il vino, i funghi sono pronti. Guardate che cremina è venuta. A questo punto tolgo l'aglio. Ora spengo e impiatto. Per fare questa preparazione ci vogliono le cipolle bianche. Eccole pronti da gustare. Pasta calamarata con merluzzo. Mi occorre 400 g di pasta, 400 g di merluzzo, sale, olio e pepe quanto basta, 300 g di pomodorini, basilico, prezzemolo e origano quanto basta, 2 spicchi d'aglio e peperoncino, 10 olive verdi snocciolate e fatte a pezzetti, 30 g di pinoli, 50 ml di vino bianco. Inizio la preparazione e faccio a pezzetti merluzzo e pomodorini. In padella metto l'aglio, l'olio. Nel merluzzo tagliato aggiungo il vino. Ora vado a soffriggere l'aglio sul fuoco e prepariamo il sughetto. Quando soffrigge l'aglio aggiungo i pomodorini. Metto un po' di sale, basilico e origano. Elimino l'aglio. A questo punto metto il merluzzo. Mescolo. Metto un bicchiere d'acqua. Copro e faccio cuocere per 10 minuti. Ora tosto i pinoli. Dopo 10 minuti metto le olive. Il pepe. Mescolo. Ora spengo e cuocio la pasta. Quando bolle l'acqua, caliamo la pasta. Mettiamo il sale, facciamo cuocere la pasta per 3 minuti e poi risottiamo nel sugo. Scoliamo e mettiamo in padella. Mescoliamo e risottiamo bene. Metto il prezzemolo.
Una volta messa nel piatto, metti i pinoli tostati. Eccola pronta da gustare. Le anguille fritte. Mi occorre 1 chilo di anguille già pulite, aceto, olio e sale, origano, aglio e peperoncino, farina di semola e farina 00 quanto basta. Vado a friggere le anguille. Prima di friggere le anguille, le scolo. Ora prendo un canovaccio e le asciugo. A questo punto le passo nella farina. Quando l'olio è caldo metto il pesce. Una volta dorate le tolgo. Fritte le anguille, preparo la salsina. In una ciotola metto un po' di origano, peperoncino e aglio a pezzi e lo metto nella ciotola. Taglio il peperoncino, a chi non piace può fare a meno di metterlo. Ora metto 2 cucchiai di olio, 1 d'aceto, mischio, metti il sale. Pronta la salsina, sistemo le anguille in un piatto. E verso sopra la salsina. E il secondo. Un tronchetto gelato al cocco. Mi occorre 350 ml di panna, 300 ml di latte condensato, 100 g di cocco rape, 100 g di cioccolata fondente, 250 g di biscotti secchi, latte di mandorla quanto basta per ammorbidire i biscotti, estratto di vaniglia quanto basta. Inizio la preparazione montando la panna. Montata la panna, aggiungo il latte condensato, poco alla volta. Amalgamato bene il latte condensato, aggiungo il cocco. Ne lascio un poco per la decorazione. Metto l'estratto di vaniglia e continuo a mescolare. Finito di mischiare tutto, preparo il tronchetto. In uno stampo di 28 cm x 10 ho messo della pellicola trasparente, nella quale inizio a preparare il tronchetto. Prendo i biscotti e li immergo nel latte di mandorla. Inizia a mettere la crema. Ora faccio un altro strato di biscotti. Ora ancora un altro strato di crema. E continuo con i biscotti. Mettiamo ancora crema.
e facciamo l'ultimo strato di biscotti. Finisco di mettere la crema. Finito di preparare, tolgo le pinze, chiudo con la pellicola e lo porto nel congelatore per 3 ore. Dopo 3 ore di congelatore lo tolgo. A questo punto faccio la decorazione. Ho sciolto la cioccolata fondente a bagnomaria e la passo sopra con 2 stecchini. Ora metto il cocco sopra. Una volta pronto, lo taglio. Ed eccolo pronto da gustare.